Cortometraggio molto divertente, che riesce a catturare l'attenzione già dalle prime battute. Il tema molto attuale viene trattato in modo originale e coinvolgente. Il lavoro arriva diretto ai giovani. La presenza di elementi grafici dinamici e la simpatia del protagonista accompagnano lo spettatore fino alla fine, riuscendo a far aprire gli occhi su un argomento che colpisce un po' tutti, ma soprattutto gli adolescenti. Il primo posto va a Dangerous Giga. Dicendo naturalmente gli altri gruppi passati che abbiamo attestato, che ho fatto allora un premio speciale dovrei mandare al prende in bellissimi e al tifo, perché per realizzare un concorso nazionale non è semplice e prevede grande impegno. Quindi credo che lo dobbiamo ringraziare per tutto quello che ha fatto e che fa anno dopo anno. Permette di trattare argomenti di grande interesse in maniera curiosa, creata di interesse ai miei ragazzi. Grazie ancora. Mi devi ringraziare per questo. Grazie professor Carpentieri che si è prestato a fare il favore oggi. Allora un caro saluto a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Credo che sia stato un momento di scuola molto forte e molto intenso, vero? Quindi un applauso a tutti noi ancora, grazie. Bene ragazzi, come avete potuto vedere, questo qui era un video per France 47, non per me. Però ragazzi, ho voluto caricare anch'io, ragazzi, perché l'ho registrato io. E quindi, non lo so, volevo anche pubblicarlo perché è stata una cosa molto bella, perché ovviamente ci ho partecipato anch'io. Sono felice per Francesco, me lo dico, cioè, penso si sia capito. Sono molto felice per Francesco, per questo suo grande traguardo, ragazzi. E ovviamente vi lascio il link in descrizione del suo canale, perché ragazzi, merita molto. E passateci, se no vi squaglio la famiglia. Comunque, cioè, è stato bravissimo per aver preso il primo posto. E niente, ci vediamo al prossimo. Bella ragazzi.